Buongiorno, buongiorno, bentrovati dentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre vediamo quelli che sono i titoli principali dei giornali. Nella prima parte ci occuperemo della carta stampata con il solo messaggero in edicola per quel che riguarda naturalmente la stampa locale, la provincia eh, tornerà in edicola martedì prossimo, oh, mentre vedremo naturalmente i quotidiani telematici eh, nella nostra seconda parte, cercando anche di approfondire peraltro proprio quelle che sono le notizie che arrivano su... Soprattutto dal comprensorio, perché ci sono tante notizie che arrivano in effetti dal comprensorio, come vedremo. Ma per ora concentriamoci invece sulla pagina di Civitavecchia de Il Messaggero, andando a vedere appunto qual è il titolo d'apertura. E si comincia a parlare di scuola che si avvicina eh, sempre di più. È questo infatti il titolo principale: eh, scuola, eh, la ripresa in anticipo. Questo è quanto scrive il quotidiano eh, Il Messaggero. Tutti in classe il 9 settembre, due giorni prima della. Data proposta dalla Regione. La campanella suonerà invece l'11 al Liceo Galilei e negli istituti Calamatta e Guglielmotti. Questo è il calendario che propone. Eh, il, eh, il Messaggero con anche le date per quello che riguarda il eh, comprensorio appunto, eh, riguardante appunto la, mh, la uh, questione eh, della, uh, della scuola che riapre il 9 settembre come abbiamo visto. Eh, altre notizie, altre notizie che troviamo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero sono quelle che riguardano uh, ad esempio eh, il Pincio, il Pincio che va in Cina e cerca partner commerciali ed economici, questo è il titolo scelto appunto dal quotidiano Il Messaggero, il viaggio iniziato ieri nella città di Jinan, ci sarà il sindaco, il suo vice e due consiglieri comunali che appunto ieri mattina sono partiti alla volta della Cina per andare a vedere appunto queste. Eh, queste possibili partnership di tipo economico e commerciale, con loro infatti ci dovrebbe essere anche l'assessore alle eh, finanze. Ehm, si parla poi naturalmente anche di altri argomenti, sempre sulla pagina del Messaggero, possiamo andarla a vedere ad esempio eh, questo titolo dove si parla eh, della nave Nesibe che è stata spostata ed è pronta per essere portata in Turchia, così recita il titolo del quotidiano Il Messaggero. La nave è ora alla banchina 24, dove dove verrà svuotata da 3.000 tonnellate di cemento, naturalmente tutto questo all'interno del porto. Questo perché la nave non è in grado di navigare in sicurezza ed è anche sotto sequestro per motivi fiscali. Ricorderete infatti che questa nave arrivò a Civitavecchia nel 2008 e poi appunto, per problemi di navigazione venne ormeggiata la banchinotto, poi si venne a scoprire anche che c'erano dei problemi fiscali. In pratica l'armatore non pagava i propri marinai e così appunto intervenne il tribunale di Civitavecchia che la mise sotto sequestro. Ma vediamo che cosa sta succedendo appunto a questa Nesibe e ieri spostata dalla Capitanaria di Porto in, dalla banchina 8 alla banchina 24 e tra un paio di giorni dovrebbe rientrare in Turchia come appunto sentiamo in questo nostro servizio. Si sono concluse con successo le operazioni di spostamento della nave Nesibe-E, ferma al porto di Civitavecchia, dal 2008. L'unità, ormeggiata alla banchina 8, è stata trasferita alla 24, dove, grazie ad una sofisticata apparecchiatura appositamente in arrivo dall'Olanda, inizierà domani le operazioni di discarica delle 3.000 tonnellate di cemento tuttora stivate a bordo. Al termine delle operazioni, la cui prevista durata è di tre giorni, il Nesive sarà rimorchiato in Turchia con un rimorchiatore d'altura e lascerà definitivamente il porto. Nel dicembre del 2008 la nave si trovava fuori il porto di Civitavecchia, quando, in difficoltà di manovra per le condizioni meteomarine avverse ed un solo motore funzionante, fu portata all'interno del porto dai rimorchiatori. La nave fu quindi detenuta per gravi deficienze che ne impedivano la navigazione in sicurezza e, successivamente, anche sequestrata dal tribunale di Civitavecchia per insolvenza dell'armatore dei crediti dell'equipaggio. A tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia dell'ambiente marino, le delicate fasi di spostamento presso la banchina 24 sono state eseguite da due unità della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, le quali hanno assistito il rimorchio e l'ormeggio. Con la partenza del Nesibe E, da tempo auspicata e sostenuta da tutti gli operatori e le istituzioni, verrà restituita al porto di Civitavecchia l'operatività di un'altra banchina. Restituzione resa ancor più preziosa perché inserita nel contesto delle opere di riqualificazione del porto storico, che sarà presto adibito alla nautica da diporto questa dunque è la situazione per quello che riguarda questa nave ehm, nave che dovrà essere come abbiamo sentito riportata in Turchia attraverso dei rimorchiatori d'alta d'altura che eh, navigheranno appunto al suo fianco fino oh, nel, paese, ehm, nel paese turco vediamo altri titoli invece per quel che riguarda la pagina del Corridiano e del Messaggero si parla ancora del degrado alla marina dopo eh, dopo oh, il m, padellone eh, questo oh, il titolo del messaggero Marina finalmente spariti i fusti d'olio il caso a quasi dieci giorni dall'ultima festa culinaria appunto il padellone i fusti eh, erano stati usati con l'olio usato e contenevano l'olio usato mh, per la frittura di pesce del padellone ma anche per le tante feste culinarie a piazza degli eventi e sono stati finalmente rimossi restano però le gracche le grandi macchie di unto sul eh, selciato, sottolinea ancora la pagina del quotidiano eh, Il eh, Messaggero. E poi per concludere la vetrina diciamo, della prima pagina mh, della, eh, del quotidiano romano, della cronaca di Civitavecchia del quotidiano romano, eh, c'è questa notizia che riguarda invece il comprensorio a Santa Marinella, ci sono eh, i eh, lavori mh, della mh, Perazzeta. Che, eh, che appunto oh, mh, ci sono, sono partiti per ripulire la discarica, come vedete appunto dal eh, titolo del quotidiano Il Messaggero per quel che riguarda appunto Santa Marinella. Andando invece nella pagina eh, interna troviamo questo servizio all'inizio, oh, in apertura appunto di seconda pagina per quel che riguarda il Messaggero, con eh, questa questione dei parcheggi in centro. Eh, I parcheggi diventano suc riciclati anche i eh, ticket usati, questo il titolo del quotidiano Il Messaggero per parlare eh, di questa offerta di di con la sosta pagata ma non scaduta, questa è appunto eh, l'inchiesta eh, e poi eh, c'è anche eh, questa precisazione ovvero che la situazione è tollerata dai vigili urbani che concedono di chiedere qualche spicciolo, questo è quanto dice appunto il quotidiano Il Messaggero. In sostanza eh, c'era già stata molta polemica eh, sulla presenza eh, di questi extracomunitari nei parcheggi del centro eh, che chiedevano poi l'elemosina a, a chi eh, parcheggiava eh, offrendo naturalmente un minimo di aiuto nel parcheggiare. Adesso viene fuori anche che riciclano questi ticket usati e che non sono ancora stati scaduti e li offrono appunto a chi deve parcheggiare ehm, e in questo caso naturalmente anche in questo caso in cambio di qualità qualche eh, spicciolo. Eh, è così che si adattano gli immigrati, immigrati che sono stati protagonisti anche ieri di una visita a Palazzo del Pincio eh, con eh, l'assessore Sergio Serpente, eh, soprattutto per quel che riguarda il, la questione degli immigrati eh, della parrocchia San Pio X, che, mh, di cui tanto si è discusso anche nei giorni eh, scorsi e di cui ha parlato anche il sindaco Pietro Tidei in un'intervista rilasciata alla nostra Sonia Bertino. Sentiamo. Parliamo della questione immigrati, abbiamo visto poco fa Civitavecchia aderire a un progetto voluto dal Ministero dell'Interno e parlando sempre di immigrati abbiamo visto quest'estate il caso sfociato alla San Pio X. Come eh, si sta muovendo in questo senso l'amministrazione comunale? Ma per quanto riguarda gli immigrati per noi la caratteristica accoglienza e integrazione intendiamo farla in maniera assai diversa da come purtroppo abbiamo visto in questi. Ultimo periodo a In maniera diversa significa che abbiamo messo insieme i comuni, abbiamo messo insieme l'ASL, abbiamo messo insieme eh, dire, tutti coloro che dovevano essere con il Ministero degli Interni, abbiamo avuto il finanziamento di un progetto per 15 immigrati che hanno richiesto asilo ovviamente e quindi questo progetto prevede eh, di metterli in, in abitazione in maniera decente, con finanziamenti europei e soprattutto un numero limitato che è quello di 15 persone a 100. Questo è il modo con cui noi intendiamo fare integrazione e accoglienza. Purtroppo dobbiamo dire con rammarico che c'è stato questo fatto che poi si è rimesso sulle spalle del Comune che ha dovuto provvedere a seguito di uno sgombero forzoso a sistemare provvisoriamente quegli immigrati che stavano in San Pio X e questo forse con una maggior collaborazione probabilmente si sarebbe evitato. Quello che ci auguriamo è che nel prossimo futuro azioni simili, azioni cioè di accoglienza, di integrazione, soprattutto a famiglie di immigrati, debbano essere concertate perché l'autorità civile massima in questa città è il comune e quindi è il sindaco. Quindi è il sindaco che si deve voglio dire, occupare di queste cose e con il sindaco si devono trovare le collaborazioni e le concertazioni giuste. In caso contrario purtroppo vediamo quello che si è verificato. E quindi insomma un po' di critica di nuovo da parte del sindaco Pietro Tidei nei confronti del vescovo Marrucci. Eh, ma eh, cambiamo decisamente argomento, eh, torniamo appunto dal comprensorio a Santa Marinella perché naturalmente andiamo a parlare anche di cose decisamente più futili, come per esempio le elezioni del Miss e della Mister a, a Santa Marinella perché queste ci sono state ed eccoli qua in questa foto i più belli, così li definisce appunto il quotidiano. Il messaggero. Eh, Vanessa e Daniele sono i più belli, questo è il titolo per questa elezione di Miss e Mister eh, Santa Marinella. Ma dal profano si può tornare al sacro perché, sempre restando comunque nell'ambito dello spettacolo e della cultura, ci saranno varie iniziative, a cominciare da quella che riguarda la Madonna delle Grazie eh, e che quest'anno tra l'altro eh, coinciderà con altre iniziative. Sentiamo quali in questo servizio di Sonia Bertino. I festeggiamenti in onore della Vergine Santissima delle Grazie scaldano i motori. Come da tradizione, infatti, l'arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia è al lavoro per la realizzazione dell'edizione 2013. Si parte venerdì 30 agosto alle 17.30 con la processione per il trasporto dell'antica statua della Madonna dalla Chiesa della Stella alla Cattedrale, dove avrà inizio la novena in preparazione della festa dell'8 settembre. La processione si snoderà lungo piazza Calamar a Corso Marconi e Piazza Vittoria Emanuele, fino all'arrivo in cattedrale, dove alle 18 si reciterà il Santo Rosario meditato e alle 18.30 la Santa Messa. Da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre, sempre in cattedrale, avranno luogo alle 18 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa. Così anche il 7 settembre, quando alle 21.30 avrà inizio la veglia solenne per la pace nel mondo e per le vocazioni sacerdotali e religiose. Alle 22:30 avrà luogo la benedizione canto e preghiera alla Vergine, domenica 8 settembre, al via con la festa della natività di Maria Santissima in cattedrale. La Santa Messa avrà luogo alle 9:30, alle 10:30 e, e alle 12:00. Alle 18:00 si reciterà il Santo Rosario e alle 18:30 la Santa Messa solenne con la partecipazione della delegazione del Corpo della Polizia Municipale di Civitavecchia. Alle 19:30 avrà luogo la benedizione del mare sagrato della cattedrale e prenderà il via la solenne processione con l'antica immagine della Madonna delle Grazie e rientro nella Chiesa della Stella in piazza Leandra. La processione si snoderà lungo piazza Vittorio Emanuele, Corso Marconi, piazza Calamatta, Corso Marconi, via Giusti, via Piave, piazza Leandra. E queste dunque le notizie per quel che riguarda queste iniziative da parte della, della, di Civitavecchia in, per rifesteggiare la Madonna delle Grazie. Andiamo ancora a vedere altre notizie, a questo punto siamo arrivati naturalmente alle notizie sportive che troviamo sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, vediamo quali sono, si parla di nuoto in apertura con Mencarini e il suo nuovo record personale che però non basta ai mondiali juniores giunge sesto Mencarini, però indubbiamente un buon risultato il eh, suo. Poi si parla anche di pattinaggio con un altro successo eh, internazionale per per atleti del nostro comprensorio, pattinaggio, marischi, argento iridato nei 10.000 eliminazione. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero per parlare di questa impresa, di questo atleta. E poi ancora eh, si parla di calcio, del campionato di eh, promozione perché interviene. Il direttore sportivo della compagnia portuale Presutti dice che siamo stati penalizzati da un girone troppo duro. I commenti appunto al campionato di Santa Marinera, Santa Severa e Tolfa sono tutti spaventati dalla forza delle avversarie romane. Questo. È eh, eh, quanto si commenta appunto nel mondo del calcio del eh, nostro eh, comprensorio. Comprensorio che, peraltro, come dicevo in apertura, è oggetto di eh, varie notizie, soprattutto di cronaca. Eh, già ieri vi ricorderete abbiamo parlato della, di una rapina a Tarquinia, la rapina Banca Unicredit di Tarquinia, poi ieri anche un nuovo nubifragio sul litorale, però ci sono, tornando alla rapina di Tarquinia, ulteriori novità che possiamo sentire in questo servizio di Alessandra Rosati. Vediamo. È stato ritrovato ieri in tarda serata lo scooter utilizzato da due malviventi per commettere la rapina all'ampo ai danni dell'Unicredit di Tarquinia. Gli agenti del commissariato hanno rinvenuto il mezzo risultato rubato due anni fa a Roma poco prima delle 21. Lo scooter di colore bianco era nascosto in un'area nei pressi del campo sportivo a breve distanza dall'imbocco per l'Aurelia da dove si presume siano fuggiti i rapinatori, forse a bordo di un altro mezzo. Lo scooter ieri sera è stato rimosso con il carro attrezzi ed è a disposizione inquirenti per i rilievi del caso. Massima attenzione viene prestata in queste ore sulle eventuali tracce lasciate da due malviventi che tuttavia in banca non avrebbero fatto errori, un colpo fortunato da quasi 100.000 euro sul quale continuano ad indagare a sprombattute poliziotti del commissariato di Tarquinia, diretto dal vicequestore aggiunto Gina Cordella. Oggi pomeriggio sono stati eseguiti nuovi rilievi da parte della polizia scientifica all'interno della filiale. Nessun particolare viene tralasciato. Al vaglio dei poliziotti anche le telecamere a circuito chiuso della banca, anche se a quanto pare i malviventi non avrebbero trascurato alcun particolare, i due infatti hanno agito completamente coperti nel corpo: indossavano una tuta nera da motociclisti e il casco in testa. Uno di loro pare avesse un casco bianco con una striscia nera e portavano pure i guanti. I due, con accento romanesco, ieri pomeriggio intorno alle 16:40 hanno forzato la porta di emergenza con un piede di porco. Si sono introdotti all'interno dell'istituto di credito ex banca di Roma. Ed hanno minacciato i dipendenti con lo stesso arnese, facendosi consegnare il denaro che proprio in quel momento stava per essere caricato all'interno dello sportello Bancomat, poco dopo l'orario di chiusura dell'istituto di credito. In banca c'erano ancora quattro dipendenti e il direttore della filiale che hanno vissuto attimi di terrore. Si parla anche di allarme giunto in ritardo per via della deviazione della chiamata al 113 giunta presso il commissariato di Civitavecchia. In un primo momento, infatti, si era pensato che la rapina all'Unicredit fosse avvenuta. Proprio nella città portuale o nella vicina Santa Marinella, dove sarebbero state fatte convergere le forze dell'ordine, sul posto a Tarquinia sono poi intervenuti gli agenti del commissariato locale con una volante e a seguire la polizia scientifica oltre che gli uomini dell'istituto di vigilanza privata di Viterbo. Ma i due rapinatori erano già fuggiti dall'uscita secondaria di Viale Igea a bordo dello scooter ritrovato poche ore dopo. Gli inquirenti, secondo quanto appreso, starebbero ora indagando in ambienti specifici, ritenendo che ad agire si siano state persone già note alle forze dell'ordine. Eccoci dunque di nuovo in studio dopo, questa, dopo questo servizio di Alessandra Rosati per quel che riguarda questa rapina a Tarquinia e di cui parleremo proprio con la stessa Alessandra, la nostra collega, ehm, più tardi approfondendo non solo questa ma come vi dicevo anche le altre notizie che arrivano dal comprensorio, tutte notizie di cronaca, ancora una volta ad esempio ho il nostro litorale, in questa volta la Dispoli è balzato all'attenzione della cronaca anche a livello nazionale per un nuovo nubifragio, una nuova tromba marina che ha colpito appunto il nostro uh, litorale, ma come detto ne parleremo più tardi, cercheremo di approfondire appunto questi argomenti con la nostra Alessandra Rosati, per il momento chiudiamo qui la nostra prima parte della rassegna stampa dedicata in questo caso alla uh, carta stampata, nella seconda invece come sempre vedremo prima i quotidiani telematici locali e poi daremo un'occhiata anche a quelli nazionali, subito dopo la pubblicità, a tra poco.